Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Video grandissimi. L'avete letto dal titolo? Oggi sono insieme al gigante di Francesco. Come stai? Tutto bene. È da un po' che non ci si vede e devo dire la verità, sei diventato molto più grosso. Più grosso? Stai facendo un periodo di massa, vero? Sì, sono partito da una settimana. Mi vedo è il doppio di me. Non è... ci fate caso, mi vedo male. Io invece ho intrapreso un percorso di avvicinamento al cut in preparazione alla gara, come avete visto nel video precedente. Quindi diciamo siamo, non dico che siamo gli opposti, ma tu stai salendo con le calorie. Beh sì, siamo nello stesso, le sto abbassando. Opposti. Sì, io vado su e te vai giù. Una piccola domanda per te: a quante chilocalorie stai durante la giornata? Circa 5000 calorie. Perché anche, fisse però, anche in definizione fisse. Mi ricordo che mangiavi 600 grammi di riso perché tu bruci tantissimo. Definizione, perché dopo ho questo tipo di metabolismo che quando, cioè, più sono tirato e più consumo calorie. Quindi in una fase di definizione proprio della gara, in una fase di rebound possono arrivare anche a 4400 calorie, rimango pulito. Quindi pazzesco, sì, pazzesco. Sono 5000 arriveremo penso 6000. Infatti ti vedo molto svenato, guarda, mi sposto un attimino. Ci fai vedere i risultati di questo bulk? Guardatelo. Braccia e spalle che stanno crescendo di smisura. Sei migliorato tantissimo sul bicipite. Tanta roba. Strasvenato anche in bulk. Bello. Ma qui, braccia enormi. Incredibile. Ti faccio i miei complimenti e ti chiedo, peso attuale? Abbiamo superato i 100 kg, 100 kg, 101. Ok, quindi attualmente sempre... sono più pesante di te. Sì, attualmente io ora sì. Come ora sto tra i 110 e i 109, ma la grande sorpresa in questo video è che abbiamo un nuovo ospite direttamente da... da TikTok. Ok, prego. Il nostro TikToker, guarda, ti passo un attimino il microfono. Come no, grazie. Verso la camera, presentati pure. Tu sei famoso su TikTok per... ecco, per il riso e il cacao, ragazzi. Esatto. E sono qua per farli risaltare ancora di più. Esatto. Per farli sembrare ancora più grossi. Fa milioni di visualizzazioni su TikTok facendo vedere il cacao amaro. E comunque... provatelo, ragazzi. Ormai lo dovete provare tutti. Riso amaro. Non è male. Allora, spiegaci un attimo. Raccontaci brevemente il tuo percorso. Quando, quanti anni hai? Quando hai iniziato a fare palestra? Ho 27 anni, tra... un mesetto 28, ormai mi alleno, questo è l'11° anno di allenamento, tra un errore ed un altro, ho fatto molto di testa mia, purtroppo ho perso diversi anni, però comunque sia sì, 11° anno di allenamento, faccio quello che riesco, il possibile e niente. E attualmente quante volte ti alleni a settimana? Guarda, al momento sono d'accordo con il coach appunto, che siamo con un accordo, all'incirca 5 allenamenti di pesi a settimana, multifrequenza, e 2 in off di cardio. Giorni off, attività aerobica. Io non faccio cardio, però abbasso un po' i carbo nei giorni di off e alzo un po' i grassi. Comunque, faccio i miei complimenti perché effettivamente, guarda, mi sposto niente anche di, niente di particolare. Faccio vedere queste braccia enormi, guardatelo. Perché rendo solo un po' anche per il suo tricipite. Sono leggermente esatto. Al momento. Guardateli il tricipite, è pazzesco, cioè a vita propria quel tricipite. Stiamo lavorando gigantesco per perdere il grasso. E oggi, comunque, vi farò provare una cosa nuova, se non sbaglio. Cioè per me non è nuovo perché io ho già portato diversi video sul mio canale sulla panca piana e oggi proveremo il vostro massimale. Sì. Se non sbaglio appunto. Mai provato ragazzi, mai provato. Vedo che ci sono un sacco di persone che te lo chiedono anche sugli altri social. Ne approfitteremo per mostrare i massimali nostri alla gente che ce lo chiede su TikTok, perché c'è tantissime persone che ce lo chiedono. Ne approfittiamo per farvi mostrare la nostra forza. Tu che ne pensi? Niente, non penso di riuscire a star dietro a loro, però vediamo vediamo cosa viene fuori. Esatto, giusto per informazione, altezza e peso. E sono 1,72 m per circa 78 kg al momento. Beh. Sì, hai massa dopo, generalmente sono sui 70. Non è male, hai un bel po' di massa muscolare addosso, lo devo riconoscere. Sì. E quindi niente, prima di iniziare vi chiedo un piccolo favore, mi raccomando lasciate un bel like, un bel commento, condividete questo video con tutti i vostri amici, fatemi sapere il vostro massimale di panca piana qua sotto nei commenti. Adesso riscaldamento, pre-workout e si parte. 10 minuti amici prima di provare questo massimale di panca piana, mi ricarico per bene con uno scoop 20 grammi del mio pre-workout preferito, in questo caso Energy Aminos gusto Passion Fruit. Però vi ricordo anche che per quanto riguarda tutti i vari integratori che sto utilizzando in questo periodo, come pre-workout, post-workout, creatina, arginina, ma non solo, anche whey protein per soddisfare il mio fabbisogno proteico, vi ricordo che li trovate tutti qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando amici, utilizzate il codice sconto DENFSG su prodotti singoli e non su pacchetti convenienza, quindi che state aspettando, soddisfate al meglio il vostro fabbisogno proteico. Ok, allora, prima di iniziare questo massimale di panca piana vi spiegherò come procederemo.
reputo Fra veramente molto forte, molto tosto. Però beh, anche tu secondo me non scherzi, però per la differenza di peso che abbiamo, giustamente, tu partirai dai 90 kg e poi vediamo se alzare di 10 in 10 oppure magari di 20 in 20. Vediamo un attimino come te la caverai con i 90. Io e Francesco invece partiremo col 100 kg, quindi la base sarà 100 kg. E poi proveremo a salire di 20, 20 ogni più 20 sì. E poi man mano che ci avvicineremo a quello che è il nostro massimale aumenteremo sempre di meno il gap, sì, quindi penso che la gestiremo in questo modo. Quindi per me, Francesco, il primo colpo sarà da 100 kg, che è il tuo peso corporeo. Io attualmente sono, sì, 109-110. Invece per Massi partiremo da 90 kg. Beh, devo dire la verità che parti svantaggiato, perché tu pesando 77 kg, 78, parti svantaggiato. Ok, va bene. Però inizieremo così. Almeno la scusa poi per... Qua ci tengo anche a fare una piccola precisazione, perché c'era un altro youtuber che si chiama Domingo che mi aveva preso in giro su un video. Mi ha chiamato anche calistenico. Questa è la cosa che mi ha fatto più arrabbiare, perché sto cercando di mettere più massa muscolare possibile e mi ha dato del calistenico. È una montagna. Comunque lo devo ringraziare, anzi ti ringrazio Domingo, perché mi ha sistemato effettivamente la panca. Io prima, per non so per quale motivo, alzavo la testa. Sarà perché volevo controllare tutto, cioè il bilanciere, mentre scendeva, per avere sicurezza. Tante persone lo fanno però in palestra e sbagliavo, perché sì, devo tenere la testa attaccata. Quindi mi ha corretto questa panca, ti ringrazio. E quindi teniamo la testa attaccata e proviamo a fare la migliore esecuzione possibile. Partiamo. Ok amici, siamo pronti, ci siamo scaldati per bene. Mi raccomando, prima di provare questi massimali, scaldatevi per bene, perché sennò rischiate davvero di farvi male. 35 a lato, bilanciere da 20 kg, 90 kg per il buon Massi, che ha i tricipiti, okay, che non vedono l'ora di aggredire questo bilanciere. Ovviamente Fra, tu aiutalo a staccare. Una volta che si posiziona, spostati e fai fare tutto lo sforzo solo a Massi. Giù, senza rimbalzo. Su, bello. Buono. Allora, venga qua. Che ne pensi? Fatica percepita pari a zero. È andata bene, pensavo molto peggio. Per il momento. Secondo me anche con i 100 te la caverai bene. Speriamo. Ok. Mi raccomando, voglio la tua risata contagiosa nel video. Non può mancare, non può una mancare. Risata quando sarà non contagiosa. Ce la farò più, arriverà da sola. Bene, allora i 100 kg ora come ora non mi fanno paura. Mi faranno paura poi più avanti. Sopra i 140. Per il momento. Ma vediamo. Cercherò di fare la migliore esecuzione possibile. Ok. Come ho detto prima, testa attaccata, spalle ben protette e cerchiamo di non fare il rimbalzo. Fra, aiutami a staccare, mi raccomando. Allora, 3, 2, 1, su. La concentrazione di Danny. Sì. Com'è andata? Molto, molto semplice, mi sono sembrati. Sono saliti su bene. Vedremo, con l'aumentare del peso sicuramente la fatica percepita sarà decisamente maggiore. Fra, 100 kg per te. Vamos. Guardate ste spalle, ste braccia, incredibile, veramente veramente grosso. Vedo una telecamera. Però vi dico che oggi il suo punto forte non è scoperto, perché sono i quadricipiti, ha dei quadricipiti impressionanti. Bravissimo, bello. Ok, anche qua mi sono sembrati anche qua molto easy, molto easy, sì. Molto molto sì. Leggero. Vediamo adesso aumentando un po' il carico. Allora, noi come aumenteremo? A Massimo facciamo provare i 100? Faccio 100, sì, 100, magari 10 kg sì, sì. Alla volta. Noi partiamo successivamente con i 120. E se no... Esatto, facciamo 20 in più. Proviamo. Perfetto. 23 kg in più rispetto al tuo peso corporeo. Staccati in modo progressivo. Cioè io... Bravissimo. Su. Bello, bello. Allora, devo dire la verità che rispetto ai 90... Ti ho visto un po' in difficoltà. Non so se ti sei, hai perso un po' la concentrazione o hai percepito il carico proprio pesante. No, il carico già devo dire che l'ho accusato, lo si fa sentire. Però come ho detto prima, pesa 77/78 kg. Qui abbiamo più 23 kg. Dai, ho questa scusa, sì, dai. Diciamo che se riuscirai, ti dico, se riuscirai a sollevare i 120, okay, sarà un risultato magari pazzesco per il mio. Sporcherò un po' l'esecuzione, magari, vediamo. Vedremo, vedremo. Vediamo. Fra, il mio turno di provare i 120, quindi. 120. Dai. 3, 2, 1, su. Su. E anche questa è andata molto bene. Ci sta? Molto, molto pulita. Segni di fatica per il momento quasi non molto, ce ne sono. Molto pulita, molto buona. Ok, forse sono sceso addirittura, ho fatto la negativa, troppo controllata, perché non volevo rimbalzare, capito? Anche però dai, ci sta. Non vedo l'ora di vedere te con 120. Vai coach, ancora lo so che le fai semplici. Bravissimo. Tac, molto pulita, molto buona. Ok,
Mi sta preoccupando perché faccio meno fatica di me. Ottimo. 45-45 più 20 di bilanciere, 90 più 20, 110. In realtà voleva alzare più. Esatto, voleva fare 130, perché se metti un altro 10 di cialazzo sono 130. Mi sono casato. Allora Fra, aiutalo a staccare. Andiamo. Bravissimo, bravissimo. Su, 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 su. Dai, 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 dai. Ok, perdi 110 di noccio, sofferti. Qua l'hai aiutato, quindi non ha chiuso da solo i 110. Io direi magari la prossima ti riposi per bene e proviamo i 105. Va bene, andate. Beh, comunque andate, andate. Contraici ancora in camera sotto i ricipiti, cioè ragazzoli, guardatelo. C'è poco da vedere poi. No, allora, 110 comunque per te è un carico davvero davvero da non sottovalutare. Quindi comunque vi faccio i miei complimenti, vediamo poi con 105. 4 dischi da 15 a lato caricati, quindi 60 più 60, 120, 20 kg di bilanciere, siamo a 140 kg. E per me Fra comincia ad essere un carico, non indifferente. Buon carico. Ci stiamo cominciando a guardare con quello sguardo tipo... La sfida proprio lo guardo. Vediamo come se la caverà, vediamo come se la caverà. Controlliamo al meglio tutto il movimento e vediamo di fare, di chiuderla in primis facendo un'ottima esecuzione. Buona. Acqua proprio, ragazzi. Acqua. Buona, ottima. Acqua. Forse sono sceso ancora tu maccio lento, però la volevo farla senza rimbalzo. Sì, anche troppo preciso infatti. Sì, sì. Però è andata su bene? Ottima. Veramente bene, pulita. Io l'ho sentita pesante, devo dire. Rispetto ai 120 questo comunque è tutto un altro mondo. Non è poco. Però sono contento, dai. Concentrazione. Fai così, fammi il 3, 2, 1 così stacco con te. Perché prima è staccato da sopra. Ho staccato da sopra però. 3, 2, 1. Focus, concentrato. Su, su, su. Ma di cosa stiamo parlando? Ottimo. Beh, l'ho vista. Di cosa stiamo parlando? Sì, per adesso no, molto simili, molto simili. State andando molto bene. Molto bene, state andando. Allora, siete alla pari. 105? Proviamo 105. Proviamo, dai. Pesi 105. Vi rubo solo un attimo, amici, per ricordarvi che per quanto riguarda tutti i vari integratori che sto utilizzando in questo periodo, come pre-workout, post-workout, creatina, ma non solo, anche per quanto riguarda whey protein, questi gusti spaziali, per soddisfare al meglio il mio fabbisogno proteico, vi ricordo che li trovate tutti qua sotto, link in descrizione, anche queste creme proteiche spalmabili buonissime. Vi ricordo di utilizzare il codice sconto DANFSG su prodotti singoli e non su pacchetti convenienza, quindi che state aspettando? Soddisfate al meglio il vostro fabbisogno proteico o ricaricatevi al meglio prima di una vostra sfida oppure prima di un vostro workout. Massi, tu i 110 li hai falliti, Fra ti ha dovuto aiutare. Adesso abbiamo tolto 2,5 per lato, quindi siamo a 105. Secondo me 105 in primis per te è un ottimo peso ed è un peso che secondo me puoi riuscire ad alzare senza sporcare l'esecuzione. Perfetto. Quando vuoi. Sono pronto. Super carico, concentrato. La media massima. Allora. Ok, mi raccomando. 2, 1. Focus al massimo, bravissimo. Controlla. Ottimo. Sì, sì, tuo. Si stava quasi per arrendere all'inizio, è partito così. Poi ti ha guardato negli occhi, ha visto, esatto. Ha detto no, devo chiuderlo. Almeno questo, sennò veramente. No, perché è vero, cioè sei partito tipo e poi sei tornato un attimino indietro e poi sei partito. Le forze ce l'aveva. Direi che hai sbloccato un PR. Dai, meglio di niente, esatto. 105 kg per 77. Cioè, massimali, esatto, 105 kg. Massiamo il peso corporeo, almeno sembra. 77-78 kg, giusto? Sì, esatto. Quindi ci sta. Fateci sapere qua sotto nei commenti, diteci cosa ne pensate. E fateci sapere il vostro massimale di panca piana. Ovviamente non barate. Scriveteci magari altezza e peso, così è un fattore importante. Io sto prendendo tempo perché io non posso deluderlo. Sì, per te probabilmente sarà uno schiocco di dita. Io farò fatica. Mi impegnerò al massimo. Vediamo di chiudere questi 160. 70 più 70, 140 più 20 di bilanciere, abbiamo 160 kg. 3, 2, 1. Sì. Dai. Su. Zero? No. Ok raga, mi sto spaventando perché cioè, deve forte,
Ottimi, ottimi. Anche per me però stavi andando bene, anche te il fattore psicologico può essere. Stai tornando un po' indietro, poi ripresa a spinge. Sei sicuro di me? Era tanti? Tanti. Ci provo? Ok, vai, ci provo. Che delusione. Mi faccio schifo da solo. No, non mi dire niente. Ok. Tanto ragazzi, vi raggiungerò anche io nel vostro... Sì, fra. Vai. Vai, 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 vai. Ce l'ha, anche Bastesco. Troppo facili. Anche troppo facili. Pazzesco. Sei ufficialmente più forte di me sulla panca piano. Non me l'aspettavo nemmeno io. Però aspetta, non so cosa c'è da dire, però ti ho iniziato a abbassare le calorie. Sì, ok, però abbiamo anche 8-9 kg di differenza. No, 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 niente da dire. Mi ha letteralmente umiliato. Facciamo così, riprovo i 150 e cerco di chiuderli bene. Poi, magari mi sono fottuto le energie, non ho più neanche i 150. Però vediamo, riprovo un attimo e chiudo bene in camera i 150, se avrò abbastanza energie. Mi assicuro, sono stra arrabbiato con me stesso perché appunto adesso inizierò il periodo di avvicinamento al cut, quindi il peso scenderà, le calorie scenderanno e ovviamente anche le forze saranno quelle che saranno. Infatti la cosa che dovete capire è che io sono in una fase di massa con alte calorie già da molto tempo. Danny è passato da tante calorie a poche calorie e lì lo stacco lo sente subito. È lì che già senti lo stacco, ti senti molto più debole. Quindi anche ti ringrazio, poi ti pago in privato. È mio amico, mi sta giustificando, però no. Tanto io facendo le gare mi rendo conto, capito? Cioè quando abbassi le calorie, passi da un periodo di massa, il periodo iniziale è il terribile, perché il corpo un attimo si deve stabilizzare. No, mi sono... E ci può sta tutto. Cioè veramente sono arrabbiato perché volevo, prima di scendere drasticamente col peso, quindi prima di passare dai 110 ai 100, volevo portarmi a casa questa soddisfazione personale di chiudere i 160. Però vabbè, va bene. Proviamo adesso a fare i 150 come si deve. Su. Dai. No. L'hai tenuta tanto. Non è. In eccentro. Non ho più l'energia. Ok. Troppo negativa l'andata. Ah, t'ha spompato quella di prima e sei andato giù lento. Molto lento, è vero. Diciamo che questo video per me è vergognoso. Ma lo pubblicherò lo stesso. Tranquillo, t'ho detto, ci sono io a alzare la media. Che dire? Dia sulla qualità di questo video, proviamo i 170. Che ne dici? 170 e poi vuoi provare anche 180. Vai, vai, provo. Di media sembra che abbiamo fatto. Se riesci a fare i 180, pazzesco. Sicuramente non ce la farò, però voglio provarci a questo punto. Ma tu nella tua scheda attualmente fai lavori specifici sulla forza? Zero. Anzi, io ho allenato i pettorali, quant'è, martedì, e l'ho allenato pure che ero mezzo debole. Pazzesco. Non me l'aspettavo. Zero. Sei veramente forte, sei veramente forte. Vediamo con i 170 come te la cavi. 170. Vai. Su. Belli. Pazzesco. Belli. Te l'ho detto. Questi comincia a sentire. Io credo in te, pazzesco. Coach. Sei te che non credi in me. Pazzesco. Come stai? Comincia a sentire. Sì, qua ti ho visto. Sì. Parecchio in difficoltà. Hai dovuto utilizzare 4 gemme su 5. È vero. Sì. Se ne sei accorto. No, cosa ne pensi? Potresti farcela anche con i 180? Ci voglio provare. Solo questo merita un bel like, un bel commento. E seguite Francesco su Instagram e su tutti gli altri social. Ovviamente anche Massi. Troverete i loro social qua sotto in descrizione. Più adesso Francesco. Riposati per bene. Sì. E proviamo con i 180. Abbiamo 5 dischi da 15 più 1 da 5, quindi 80 in totale. 160 più 20 di bilanciere. Fra, stai per fare una rep da 180 kg. Peso corporeo 100 kg. Non hai mai fatto panca piana, praticamente non hai mai provato... Mai provato massimali, ragazzi, zero. La prima volta che lo fatti, perché lo dico un po' così... È veramente sorprendente, non me l'aspettavo davvero. Sì. Su. Vai. Come dicevamo, dai, 175 era il tuo. No. C'eri, ti sei interrotto a metà. Qua. Hai sentito, raga? Probabilmente se non avessi fatto 170 forse ti rimanevo un po' di energia. No, prima non ce la facevo, sono tanti, raga. Mi sono fermato io a metà, lo sentivo. Sì, che... ho visto. Come la vedi? Vorresti provare un 175 dopo?
o ci fermiamo al 170? Dimmi tu. Ci provo. 175? Provo. 175 kg. Fra, quando vuoi. Deve essere ineluttabile. 3, 2, 1. Ok, tuo, tuo, tuo. Controlla. Su, su, sì, 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 su, sì. Dai. Stanco da quella di prima. L'avresti chiusa se no. Prima sì. Esatto, sì, sì, ti ha spompato il 180. Sì, hai giocato l'energia. Ci sta, ci sta, ci sta. Mi è scoppiata la faccia. Niente, non ti posso dedicare il balletto, mi dispiace. I patti sono patti. Ragazzi, basta. Vabbè, in ogni caso, 170 lei chiusi. Almeno quelli, dai. Quindi tu ti fermi a 170. No, il mio non lo diciamo. Io mi ritiro direttamente. Se si ritira da lì, io vado. Io me ne vado. Tu invece ti fermi a 105. 105. Ottimo, ottimo. Niente, ragazzuoli. Che dire? Ringrazio questi due giovanotti che mi hanno fatto il culo. Sì, io ho fatto compagnia. Oggi, in questo video. Fra, veramente ti faccio i miei complimenti. Tantissima, grazie. Tantissima roba. Pensavo di essere a livello di forza sulla panca piana, pensavo di essere come te. Io uguale. Però oggi mi hai letteralmente stupito, demoralizzato. No, scherzo, mi hai dato un sacco di carica, veramente tanta tanta roba. Soprattutto per il fatto che pesi anche 9 kg in meno di me. Quindi 100 kg di peso corporeo. Che dire, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like. Lasciate un bel like, un bel commento, condividetelo con tutti i vostri amici. Fateci sapere qua sotto nei commenti, diteci cosa ne pensate. E noi come sempre ci vediamo per forza al prossimo video. È video. Grandissimo.